Ciao, cucciolo di Belmonte, dove fanno i pomodori, quelli buoni. Senti, ti posso dire una cosa, sono stanco, non ce la faccio più, non so se ci arrivo alla fine di sta settimana, ho un po' di nausea, francamente, ho bisogno di un break, però dai, mancano pochi giorni, poi il break arriva. Ascolta, cosa dobbiamo fare come prima cosa stamattina che è il giorno 4 di questa settimana da incubo, sai quello lì che ha fatto settimana da Dio? Ecco, io non ti dico che settimana è questa. Prima cosa da fare, come tutte le mattine, verniciare, dare una botta di verniciatura. Quindi cominciamo subito, poi andiamo dentro e continuiamo a fare le cose che dobbiamo fare. Dai, 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 dai. Ecco qua, come al solito, la parata dei pezzi delle verniciature. Questo è quello che abbiamo fatto ieri sera per gli indicatori dell'acqua, il cinebasso, no, il cinebasso, il boiler, eccetera. Dai. Domani qualcosa si può montare finalmente. Non ho idea di cosa dobbiamo fare. Ieri ho iniziato a fare la cassettina. No, in verità non ho iniziato a fare la cassettina. Ho iniziato a capire i cavi elettrici lì dentro l'armadio, nel fondo dell'armadio dei vestiti. Adesso magari montiamo la cassetta e cominciamo a capirci qualcosa. In verità non è difficile. Ah, ecco, c'è un problema. Se ne avessi solo uno sarebbe bello. Ce ne ho tanti di problemi. C'è un problema. Volevo mettere delle prese. Te l'avevo detto, volevo mettere le prese elettriche, sia la 220 che l'USB, a destra della cucina, no? In fondo al top. Una cosa tipo quella che ho fatto in bagno. Ma non ho lo spazio sufficiente, mi sa, guarda. Intendo dire qua. Ma qui non ho spazio perché il top arriverà a questa altezza qui. E qui non ho spazio a sufficienza. Perché poi c'è la bordatura che arriva fino a qua. Minchia, dove le metto queste prese? Allora, o le mettiamo qui. Qua no, qua viene il frontale della panca. Lascia perdere, questo casino non ci sarà, questi cavi, eccetera, non ci saranno. Qua viene il frontale della panca. Potremmo mettere qui la presa USB e la presa di corrente, però è scomodo. Non lo so, me la devo studiare. Adesso ci penso, dai, adesso ci ragiono e mi faccio venire in mente una soluzione. Qua è la situazione, vedi? Bisogna sistemare tutti questi cavi qua. Ieri ho preso questa batteria perché mi serviva accendere la luce qui e siccome non era cablata, allora ho usato questa batteria al volo. Boh, raga, non lo so. Stamattina ho le idee un po' confuse su quello che devo fare prima. Però adesso mi metto e dai, piano piano ti mostro tutto. Ti aggiorno più tardi. Comunque faccio cose, adesso piano piano ti mostro. Ho fluttuato come faceva il buon Dave. Guarda qua, c'è una matassa di cavi. Qua, non so se vedi. Questo qua. Vabbè, ho riordinato tutto, adesso perché sono solo schiacciati per farli stare dentro la cassettina. Adesso qua gli faccio una copertura così questa roba non si vede. Dal lato di qua, ovviamente, esce quello che deve uscire. Manca solo il cavo elettrico del boiler, ma quello va infilato all'incontrario, non passa da dentro a fuori, ma passa da fuori a dentro perché è attaccato al comando. Quindi quando andiamo a montare tutto l'ensemble, passerò anche quel cavo, lo faccio passare anche quello dentro la cassettina di derivazione e siamo a posto. Adesso mi invento un pannellino per nascondere un po' questa situazione e scappo un attimo che è arrivato Bartolini e torno da te fra un secondo. Eccomi, scusa, era Bartolini, il mio amico Bartolini. Allora, ti stavo dicendo, adesso faccio un pannellino per nascondere un po' la situazione, poi stasera, dopo pranzo, diamo il flatting a quella scatoletta che ho realizzato per mettere qua i vari strumenti e domani, perché stasera devo asciugare, domani lo piazziamo. Resta solo una cassettina di derivazione da fare, che sarà qua sotto la panca, che sarà quella che darà la corrente alle dinette, perché anche le dinette avranno la loro presa USB e la loro presa 220. Le ho messe ovunque così non sto poi a doverlo fare in un secondo momento se ne sento il bisogno, ok? Per la cucina ho trovato una soluzione, appena arriva te la faccio vedere. L'ho ordinata su Amazon, arriva fra un paio di giorni, te la faccio vedere. Ho risolto nella maniera più semplice e anche più carina, secondo me. Appena arriva te la faccio vedere. Adesso mi adopero, faccio un pannellino. Almeno diamo un look a questa situazione qua e poi vediamo cosa altro fare, ok? No, no, come non detto, non lo posso fare quel pannellino lì perché non ho un pannello abbastanza grande per ricavare quella copertura lì. Quindi lo dovrò andare a prendere poi alla Hobby. Quindi lo rimandiamo. Guarda cosa ho fatto prima, un secondo ci ho messo. Allora, ho fatto passare il tubo del cinebasto. Questo proviene dal boiler, ovviamente. Passa attraverso il boiler, esce dal boiler, va in qua. Qua sono dovuto un po' salire perché
perché qua c'è la struttura, la slitta del VC. Allora, questo passerà qui nell'angolo, ok, così. Poi lo fisserò in qualche modo. Comunque, il VC comunque non arriva fino a qua in fondo, quindi non dà fastidio. Qui ci sarà una Y che porterà un tubo a questa bocchetta e un altro tubo a questa bocchetta. Quindi il riscaldamento da un lato va verso il living, zona di net, cucina, eccetera, dall'altro va verso il bagno. Però qui adesso dobbiamo andare a realizzare con dei travetti da 3, 1, 2 e anche un pezzettino qua se riusciamo, tre pezzettini di supporto per mettere un ripiano, perché ovviamente questo sarà la cucina sotto il lavandino e sarà dove andremo a riporre le pentole. Quindi adesso ci prendiamo le nostre misure, lo mettiamo in squadra, mettiamo questi supportini e poi realizzeremo un ripiano. Non adesso, anche perché ancora deve passare lo scarico del lavandino che andrà sotto, uscirà a pavimento, uscirà sotto. Poi la questione serbatoi, raga, ci pensiamo dopo metà marzo quando torniamo, perché andiamo via. Mo' ti spiego. Allora, perché facciamo però prima la strutturina per lavorare più comodi, perché non abbiamo il lavandino e tutto il resto in mezzo? Una volta fatto questa strutturina, questa roba del ripiano, andiamo a mettere il top. E andiamo a montare i lavandini. Manca solo un raccordino per il filtro dell'acqua potabile, ma dopo pranzo faccio un salto in ferramenta e lo vado a prendere. Ok? Dai. Ecco il ripiano. Non è drittissimo perché è un pezzo di paulonia di recupero. Non era uno scarto, l'avevo tagliato per farci una roba, poi si è rotto. Perché la paulonia, se no stai all'occhio, maronna, è sensibile. E quindi l'ho rifilato, quindi non è precisa la larghezza, era un po' più corto, però va bene lo stesso perché tanto poggia. Adesso gli faccio un foro per tirarlo su all'occorrenza, perché potrebbe servire doverlo alzare. Allora gli faccio un foro per prenderlo, no? Per metterci dentro il dito. Gli do una levigata, poi qui sopra, quando sarà pronto, diciamo, gli mettiamo un po' di tappetino antivibrante, perché visto che ci vanno le pentole, almeno magari attutisce un po' il tutum tutum tutum, ok. E poi è arrivato il momento di mettere lavandino, top, eccetera. Sì, ma mi manca un raccordino, però vabbè, quello non è, lo posso fare anche secondariamente, non è un problema. Dopo ci vado, adesso è ora di pranzo e la ferramenta è chiusa. Dai, andiamo avanti, raga, andiamo avanti. Allora, ragazzi, ho pranzato, che comunque ogni tanto lo faccio, ho questo vizio, diciamo, il brutto vizio. Allora, non posso montare lavandino e tutte cose della cucina, perché mi sono accorto che non ho il nastro, quello sigillante, il biadesivo sigillante per mettere il lavabo, no? Non voglio usare né silicone né Sikaflex, perché sporcano troppo, cioè siccome devo usarlo nero, ovviamente non posso usarlo bianco, siccome devo usarlo nero, il Sikaflex nero, come lo tocchi, lercia tutto, non voglio sporcare il pezzo di bambù, eccetera, quindi userò questo nastro di gomma biadesivo, è un nastro sigillante, l'ho ordinato, arriva domani. Sono andato a Ferramenta a chiedere se ce l'avevano, ma ce l'avevano solo grigio, invece io lo voglio nero, perché almeno se no, cioè, che senso ha? Però una cosina che ho fatto è questa, sta struttura qua. Non lo so, ortodossa la chiamerei. Questa è la struttura, a parte mancano due pezzi, per i ripiani della dispensa, cioè sopra il frigo. Adesso sono ovviamente, non sono precisi questi due, uno e due, perché ovviamente mancando la spalla destra, guardando il mobile, mancando la spalla destra, stanno storti. Poi una volta che c'è la spalla, io ho i riferimenti, ho le misure, con la squadra li mettiamo in squadra e stanno dritti. Ok, bene. Adesso mi vado a montare gli ultimi due pezzettini di questa struttura e poi, come al solito, guarda. Devo dare una rassettata perché non si capisce più niente. E poi credo che per oggi forse ci fermiamo, perché devo aspettare che arrivino le cerniere. Insomma, arriva un po' di roba domani. Non c'è granché che io possa fare in questo momento, lo sai? Finisco quella strutturina lì, così prendo le misure per andare a comprare i due pezzi di legno che servono per fare i ripiani, che sono gli ultimi due ripiani da fare. Incredibile. Cioè, questo è veramente un passaggio importante. Cioè, fatto questo ripiano e questo ripiano, non ci sono più ripiani da costruire in questo camper. Incredibile. Quindi mi prendo le misure, così magari domani mattina vado alla hobby, vado a comprare questi due pezzi di pioppo da 10 mm e buonanotte. Va bene, dai, ti aggiorno più tardi. Magico, scusami, sono sparito, ma sto tribulando. Aspetta, c'è una luce stravagante, aspetta. Allora, ho continuato a costruire la struttura per fare il mobile della dispensa, mi mancano due pezzettini di travetto per completare.
Domani mattina giro la Hobby, ovviamente, e completiamo questa strutturina. Poi non ho più pannelli di Paolonia per fare i frontali, ce ne occuperemo quando torneremo, capisci a me? Un'altra cosa, è per questo che vedi questa luce strana, ho iniziato a montare questo ensemble di indicatori, vedi che questo funziona, ma c'è un problema con il pannello LED. Cioè le luci vanno, ma non funziona. No, restano sempre accese, quello è il punto. Le luci funzionano, ma restano sempre accese. Probabilmente perché con Davide non abbiamo portato il negativo alla cassetta di derivazione, ma abbiamo preso il negativo direttamente dalla fusibiliera, quindi non abbiamo il negativo, non ho il negativo delle lampade, ho solamente il negativo della linea, e quindi questo non riesce a fare quello che deve fare. Adesso l'ho smontato, lo porto in officina, che ho un altro LED uguale, identico a questi, e con la batteria provo a fare dei test per capirci qualcosa. E quindi mi sono perso via, ci sto perdendo un sacco di tempo. Però guarda, sono andato a prendere questo raccordino qua, questo qua in ottone qua sotto, per collegare questo. Questo è il tubicino per l'acqua potabile. Ho ordinato il nastro biadesivo sigillante per il lavandino. Domani montiamo tutta la situazione lavandino. Una volta montata tutta la situazione lavandino, tubi eccetera, l'impianto idraulico è completo, potremmo anche rischiare di provarlo. Mi cago un po' addosso, però vabbè. E poi niente, dai, domani continuo con le panche e qualcosa lo facciamo di sicuro, anzi, parecchio c'è da fare. Però dai, ormai veramente mi sento di dirlo, manca poco, manca poco. C'è ancora molto da fare, però manca poco, ormai siamo addirittura d'arrivo. Facciamo così. Vado in officina a testare sto coso, cercare di venirne a capo e ci vediamo domani. Va bene? Dai, ciao, ciao, ciao.